Esatto, non serve che io vi dica dove mi trovo. Bene, ragazzi, oggi siamo qui perché porca puttana, in 3 ore 400 like. Cioè, io non so come ringraziarvi. Sta serie vi piace veramente un sacco e piace soprattutto a me registrarla perché sono come il vostro giocattolino, no? E visto che mi avete chiesto di arrampicarmi sulla torre degli Avengers, insomma, lo sto facendo. Poi, molto ingolosito dal fatto che lì sopra c'è uno zaino. Voi avete già capito dagli episodi precedenti che io sono un fissato con i collezionabili, appunto, e quindi devo arrampicarmi lì per forza. Dov'è? Dov'è? Ha proprio un punta. Madonna, che spettacolo comunque, raga. Cioè, è uguale la torre degli Avengers, veramente. Fiala di sabbia. Chissà se aprendolo libererei Sandman. Beh, non ho alcuna fretta di scoprirlo. Cosa? C'è Sandman qui dentro? Oh cazzo. Spettacolo, ragazzi. Tutte le unità, alcuni evasi stanno Mamma mia, saccheggiando che depositori di grafica, vi metale. giuro. Che grafica. Segnalazione da Gracie Mansion. Passo. Mamma mia. Pure gli aerei, notare come sono fatti. L'Olimpo degli eroi. Che cazzo? Forse per gli zaini. Appostati sulla cima degli Avengers? No, dai. Oltre al fatto di averci messo l'Easter Egg, ci hanno addirittura fatto sta cosa, il trofeo. Cioè, io adoro i trofei, regà. Poi me lo metti su una cosa così, ti apprezzo tantissimo. Vabbè, detto questo, niente. Io direi di andare a fare quella missione lì. Porca puttana. Oh, che spettacolo quando andiamo in picchiata, perché poi prendiamo velocità. Attivo pure il coso del costume, ovvero Blitz, che ci permette di andare più veloci e prendere velocità. Considerate che mentre voi non c'eravate, ho preso il costume, questo qua verde, insomma, mentre il vecchio video si renderizzava, io ho fatto qualche collezionabile, ecco qua. Questo volevo fare io. Questo qui. Dov'è? Dov'è la signora? Ehi, Spider-Man! Dovresti venire a vedere! Assedio al castello. Oh, però non è fatta male la signora, eh. Dai, iniziamo sta missione. No, dai, de notte. C'ha i cosi per fa bird watching. Ah, ok. Pomeriggio. No, notte. Notte, io voglio capire. Di notte chi fa bird È un po' watching? tardi per fare birdwatching. Stavo ammirando i rapaci notturni nel parco, quando ho notato un Ah, gruppo di guardiamo gli uomini armati uccelli. vicino a Belvedere Castle. Grazie della dritta, signorina. Stephanie, avvisami se posso esserti utile. Da qui godo di una visuale privilegiata. Grazie dell'aiuto, Stephanie. Che ci fanno degli uomini armati a Belvedere Castle? Non so se tratti di turisti. Sì, però sti doppi sensi e Spidey, cioè, sul serio, fa bird watching, gode stando lì, cioè, vabbè, comunque, andiamo al castello di Sermoneta, no scherzo, però chi ci è stato capirà. Pessima notizia. Ah, uomini di Fisk, bello, bello, questo lo stendiamo subito, così, bam, regolare, guarda, Rey Mysterio, madonna mia, questo invece lo attacchiamo come un salame. Il problema è che qua non posso farlo. Se andassi lì sopra, mi vedrebbero. Che palle. No, non ditemi che mi devo far attaccare per forza, dai. Questo mo se distrae. Io lo attacco qua. E quello mi sgama, giustamente. Vabbè, dai, senti. Sti cazzi dello stealth. C'ho il costume stealth e puzza. Ma io non capisco. Ma io boh. Ma dai. Qua, continuano a fare doppi sensi in questo gioco. Questo era l'ultimo. Ora scopriamo cosa avevano in mente. Cioè, io sono allibito, però comunque qualcuno qua ha lasciato il Ho il suo quadro completo della portatile. situazione. Vediamo se troverò delle informazioni in questa chiavetta. Perfetto. Stephanie, un uccello ha rubato una chiavetta contenente delle prove. Un piccione, credo. Capita spesso. È la stagione degli amori, non mi stupisce. Credo ci sia un nido sugli alberi a sud-est del castello. Grazie, vado a vedere. Sì. Mo non diciamo Che cazzate, compagnia, grandioso. Restituite la chiavetta, dannati sorci volanti! Provo a offrire loro un premio. I piccioni sono creduti estremamente intelligenti. Estremamente intelligenti, eh? Ehi, piccioni! Scusate per quella faccenda dei sorci volanti. Troviamo un accordo, ok? Se Fisk vi paga in mangime, posso offrirvene il doppio. Preso.
ma non è quello con la chiavetta. Come dicevo io, ragazzi, sono tutte minchiate, non sono piccioni quelli, quelli sono gabbiani. Ma no, ma che cazzo fa? Cioè, li prende e li strozza così? Non capisco come faccia. Cioè, li prende con la tela e poi li strozza? Voglio rivedere un attimo, perché ho visto tutte piume che esplodono. Oh. Trovato! Ho la chiavetta! Torniamo al portatile e vediamo di capirci qualcosa. Scusami, c'hai la chiavetta, puoi vederlo anche sul tuo portatile. Oh no, Peter Parker! Arriviamo qui, mamma mia. Vai, ficca sta chiavetta. Stanno caricando un virus nella rete wifi di Central Park. Potenzialmente potrebbero rubare tonnellate di dati personali. Ora che ci penso, è la stessa rete che uso io. Aspetta, il trasferimento è ancora in corso. C'è più di un punto d'accesso. Stephanie, devi essere la mia sentinella. Vedi niente di insolito nel parco? Vedo una coppia di gufi e... dei tizi sospetti vicino a una centralina. Grazie. Avvisami se noti qualcos'altro. Devo arrivare alla centralina prima che finisca la plot. Certo, però i primi 20 secondi me l'hai fatti passare senza icona, cazzo, senza, non potevo raggiungerli. Ok, un altro. Lo posso attaccare sulla sieve? No, non posso. Ah, ma questo sta proprio là, impalato al computer. O ce l'ho legato? Oh no, stava impalato. Ehi, altre due centraline sono sotto attacco. Ti mando subito le coordinate. Grazie per la segnalazione. Vado. Altre due. Ma Central Park ha veramente bisogno di una copertura wifi così capillare? Pensavo che la gente venisse qui per staccare la spina. Eccoli, devo tenerli lontani dalla centralina. Beh, raga, questo è uno dei motivi per cui io vorrei andare a abitare qui in America, cazzo. Central Park, non l'ho mai visitato in vita mia. Poi mi piace viaggiare. Mi piacciono i parchi grossi, insomma, sta nel verde, soprattutto in montagna, figuriamoci a Central Park. Lo so, Stefani, sei utile quanto gabbiano, guarda, nelle live quando non parla. Oppure non legge i commenti. Allora, via, fuga dalla Spidey. Facciamo così, aumentiamo un po' sta velocità di merda. Che poi a me non sembra che aumenti così tanto la velocità. Comunque, oh 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 oh. Questa te la mangi, pezzo di merda. Bam! Mamma mia, io sto spaccando la faccia. Mamma mia, mamma. Bam, bam. Yeah. Le restituisco tutte con l'interesse. L'interesse. Dislessico alla fine, proprio. Tranquilli. Nessuno metterà le mani su password o video di gattini. Spider-Man? Credo mi abbiano vista. Oh no, sei in pericolo. Temo di sì. Ci sono degli uomini armati. Blocca l'accesso al tetto e resisti. Sto arrivando. Sì, però intanto scatto una foto. Devo raggiungere Stephanie prima degli sgherri di Fisk. Sta rischiando la vita per colpa mia. E Spidey, basta, piatte le colpe. Sono quasi sfondato la porta. Sappiamo che stai aiutando il ragno, apri. Nasconditi, ci sono quasi. Ah, il biglietto d'auguri di quando lasciai il Bugle per dedicarmi alla ricerca. Avevo dei colleghi magnifici. E Jameson. Perché che ha scritto Jameson? Ah, niente, gliel'ha solamente firmato. Sul serio? Fantastico. Mi dispiace solo che in questo Spider-Man non ci siano i simbionti, ragazzi. Sarebbe stato veramente molto interessante. Però, visto il finale, per chi l'ha visto, regà, non spoilerate nei commenti, che poi sono costretto a cancellarli. Ogni volta, magari chi l'ha giocato come me deve andare a spoilerare. Non spoilerate, non dite manco, vedi, succede questo, muore quest'altro. Buon esempio, non muore quasi nessuno. Vabbè, non spoilero, comunque. Dovete stare sempre attenti a come parlate. Anche io stesso a volte devo stare attento. Perché la maggior parte delle volte non ci regoliamo e appunto tiriamo fuori pezzi di storia che nessuno vuole sapere, onestamente. Però se vedo di qualcosa, secondo me, oltre al fatto che ci sarà un seguito di questo gioco, dai, per forza, potrebbero mettere Venom magari nel prossimo gioco della saga. Sarebbe fantastico appunto se facessero qualcosa alla Batman Arkham, nel senso fare sempre più, come dire, capitoli per creare una storia fatta veramente bene, che non ha niente a che fare con l'universo del fumetto, cioè totalmente nuova, sarebbe molto molto bella e soprattutto apprezzata da fan di Spider-Man e non. Andiamo da la guarda uccelli, insomma. Questo video si chiamerà Guarderemo gli uccelli insieme. Grazie, Spider-Man. Troppe emozioni per un'ornitologa dilettante come la sottoscritta. Ehi, grazie a te.
La tua vista da falco ha impedito a un boss della mala di ottenere i dati sensibili di mezza città. Niente male, eh? In più ho scorto un nido di picchi muratori dal petto fulvo mentre prendevi a calci in faccia quel tipo. Sono splendidi. Vuoi vederli? Grazie, ma ho altri uccelli di bosco a cui pensare. Ehi! Porco due, la missione con più doppi sensi della storia. E insomma, raga, gliel'abbiamo fatta, è tornato pure il giorno. Mamma mia, che tosti. Allora, una cosa che voglio fare adesso, insieme a tutti voi, anzi no, la faremo a fine capitolo. Tutti gli agenti disponibili a Fanny Harlem. Ho già espresso le mie preoccupazioni sul pugno duro della Sable. Il prossimo ascoltatore l'ha sperimentato di persona. Raccontaci cos'è successo. Stavamo protestando contro la Sable. Lottavamo per i nostri diritti, come dici sempre. Ma di colpo hanno iniziato a picchiarci e ad arrestarci senza motivo. Chi detiene troppo potere finisce spesso per abusarne. Se volete sfidare la Sable, preparatevi a pagare il prezzo delle vostre azioni. Sta a voi decidere se correre il rischio. Per me, ovviamente, ne vale la pena. È strano ma vero, Spider-Man ci ha salvato. Sì, è un classico. Quando i rappresentanti dell'autorità infrangono la legge, gli altri criminali sembrano quasi accettabili. Grazie della chiamata, ma abbiamo finito il tempo. Chi ha sempre avvelenato, comunque. Quello che volevo dire... Ah, quando finiremo la puntata sbloccheremo il costume che mi hanno chiesto sotto lo scorso video e lo utilizzerò nel prossimo, che forse uscirà dopodomani o venerdì, perché sto portando un po' troppo Spider-Man, ho paura che gli utenti di Dragon Ball poi scappino. Facciamo questa, poi lo sblocchiamo e concludiamo il video. Vediamo un po' di cosa tratta. Onestamente non ho letto, so solamente che è una di quelle missioni ecologiche, diciamo così, date da Harry a Spider-Man. Questa stazione non corre rischi. Viene usata per collaudare una nuova tecnologia di occultamento per applicazioni militari. Certo, non apprezzo l'uso dei droni. Troppo pericolosi. In tal caso dovrò testarla io. Vediamo se riesco a integrare i sistemi di occultamento nel costume. Premi triangolo per attivare l'invisibilità. No! Funziona! Ma il campo di energia interferisce con i gadget. Non è il massimo. Oh, quei droni armati hanno qualche problema. Sono pericolosi. Il segnale di autodistruzione non funziona da qui. Ma se mi occulto, posso avvicinarmi fino ad attivare il meccanismo. Quel drone non è andato lontano. Se voglio saperne di più, devo scaricare i dati prima di distruggerlo. Per fermare il drone devo attivare l'occultamento e avvicinarmi nel raggio di 10 metri. Andata! Ora posso tornare visibile per raggiungere gli altri. Ah, praticamente se io attivo l'invisibilità non posso volare. Però, cioè, neanche il super salto. Dai, il super salto mica è un gadget. Va bene, comunque, dai, fai nulla. Noi avviciniamoci solamente a sti cosi per scaricarne i dati. Che dati contenevano poi che non ho capito, regà, scusate. Può essere pure che l'ha detto, però ero un po' più concentrato sul fatto dell'invisibilità. Chissà se poi possiamo tenercela o se è solamente per queste missioni. Credo un po' più solo per queste missioni. No! Ho fatto una cazzata. Ah, ok, non fallisce la missione. Però cambia posizione, vedi. Cambia posizione. Però io lo inculo comunque. Vediamo un po'. Comunque, raga, ogni tanto, non so se l'avete notato, io alzo il volume durante il gameplay. Perché se fossi in voi, insomma, vorrei ascoltare quello che dicono le persone. Quindi quando c'è un dialogo sto zitto e... e vi faccio sentire, insomma. Ok, ne mancano 6 contati. Vai! Drone rotto. Manca quello lì sopra. Ah, non ce l'ho fatta. Devo saltare da qua. Vai. No! No! Ho fatto una cagata, regà. Ho premuto triangolo a scarello anziché R1 per toccare il drone. Sono un figlio di puttana, porco due, sono un figlio di puttana, era quasi finita. Ok, raga, sto qua, me ne manca uno. Perfetto. Ma non posso rinunciare alle ragnatele. Sguinzagliare droni armati per Manhattan non mi sembra una grande idea. Ma forse è un concetto difficile per la Oscorp. Ora hanno tutti i dati. E la tecnologia stealth è promettente, anche se va ritoccata. La stazione di Harry non corre rischi. Se riuscissero a limare i difetti, potrei anche vincere una tuta stealth.
Devi rimanere per forza fermo, cioè, quando concludi una missione. C'è niente da fare, se no ti fa così. Quando inizi o concludi una missione, devi farti i cazzi tuoi. Posi il joystick e aspetti. Se no, rischi come me, come vi ho fatto vedere con Tombstone, che mi sono dovuto fare tutto quanto da capo fino a quando non sono ritornato lì per battere il boss. Ok, regà, io direi di sbloccare sto costume che vi avevo detto. Voglio pure un po' vederlo come gli sta addosso. Lasciate perdere qua, che ogni volta è una cosa diversa. No, mi mancano i gettoni sfida perché ci ho sbloccato quello stealth. Cavolo, mi ricordavo di averceli. Ah, però mi avete chiesto anche questo qui. Quello del 2099. Quindi vediamo un po' questo. Beh, dai, questo del 2099, cacchio. Una figata assurda. Dai, non si può dire che non è figo. Non so perché, mi sa tipo de Carnage. Però è carino. Nonostante Carnage sia rosso, boh, è figo. No, vabbè, sto costume ha la gravità ridotta. Ci metti 20 anni a cadere. Spettacolo. Diminuisce la velocità, però è divertente. Fa tipo l'acrobazia e ste robe qua. Ma no, vabbè, mo finisco sto crimine. Carico il potenziamento e ci andiamo un attimo a divertire in giro, regà. Eccoci qua, regà. Ecco la gravità quella ridotta. Guardate, guardate, le ore a fare la capriola. Spettacolo, sul serio, cioè. No, vabbè, mo' ripreso. Che palle. Era divertente. Ah, ma si carica subito poi. L'ho visto che ha iniziato a caricarsi. Non è come gli altri poteri, diciamo, che ci mettono tantissimo. Soprattutto il drone, quello che utilizzo io per le battaglie, no? Che fulmina 300 nemici. Quello ci mette veramente molto. Io vorrei provarla. Oh, abbiamo iniziato il video sulla torre degli Avengers. Bene, finiremo il video sulla torre degli Avengers buttandoci a gravità a palla. Ok, sono sulla torre degli Avengers. Bene. Sapete che c'è? Via. Iniziamo subito il giochino. Voglio vedere quante capriole famo. Cioè, guardate qua, le ore. Ci potete benissimo fa un... Non mi viene in mente il nome della canzone, però avete capito che intendo. Cioè, guardate qua. Mi sono praticamente fatto una sbarra e mezzo di concentrazione. Guarda i PA, i punti esperienza come arrivano per le capriole fatte. Divertentissima anche il fatto che ogni tipo di costume ti fa divertire a modo tuo. Io ad esempio mi diverto a fare acrobazie. C'è un costume per me che voglio fare acrobazie, cioè questo. C'è magari quello che si diverte di più a fare lo stealth. C'è il costume per lo stealth. Cioè, non so se mi sto a spiegare. Comunque, regà, che ve volevo dire? Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ci vediamo con un prossimo video su Spider-Man. Cercherò di sbloccare il costume bianco. Fatemi sapere voi se mi tengo questo. Dovete scriverlo qua sotto, io vado sciallo. E soprattutto se il video andrebbe venerdì o giovedì, quello nuovo. Niente, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra!